Okay. Mi chiamo Salvo Vaccaro, sono nato a Palermo, vivo a Palermo, sono del 59 e quindi è presto detto che nel 1984 avevo 25 anni, bella età. Sono anarchico, posso dire, dai 16-17 anni. In maniera consapevole forse dal 76-77, sono della generazione del 77. Ho militato nei gruppi locali, nelle realtà di movimento anche non strettamente specifico locale. Sono stato anche un militante della Federazione Anarchica e per, posso dire, 25 anni non ho fatto altro che fare militanza politica oltre a qualcos'altro. Adesso sono totalmente assorbito da un lavoro che è la docenza universitaria, ma che è anche la ricerca universitaria, e quindi ho un po' ridimensionato gli impegni militanti per ovvie ragioni di tempo. Però nel 1984 avevo 25 anni, quindi ero nel pieno dell'entusiasmo verso l'attività di movimento, verso la mia costruzione di un'identità anarchica e di un'attitudine anarchica nel modo di comportarmi, nel modo di vivere, perché non ho mai disgiunto, come dire, l'approccio culturale, teorico, che è quello che, verso cui sento più vocazione. Con un ethos, con uno stile di vita che nei limiti del possibile, nei limiti che ci consente questa forma di vita, però dà un segno e uno scarto non solo di testimonianza, ma anche della praticabilità dell'ideale anarchico, dell'utopia anarchica, del modo di rapportarsi in maniera anarchica e libertaria gli uni con gli altri. A quei tempi ho saputo dell'84 attraverso qualche mio inizio di relazione con i compagni che hanno organizzato Venezia 84, quindi soprattutto col Centro Studi Libertari. Forse probabilmente avevo già partecipato a qualche iniziativa nazionale, ero stato più volte a Milano, quindi cominciavo a conoscere i compagni. E soprattutto Luciano Lanza, che poi mi coinvolse nel progetto di Volontà, e ovviamente Amedeo e Rossella, che erano gli animatori del centro studi allora, con i quali appunto ho iniziato un rapporto di amicizia e di proficua collaborazione. E per me è stato naturale essere presente a Venezia, anche per ragioni personali. Venezia è la. Per me è legata alla mia infanzia, tramite un mio zio che viveva, che ha lavorato tutta la sua vita a Venezia, che aveva casa al Lido. Io ogni mese di luglio della mia infanzia eravamo suoi ospiti, ci portava al mare, tutte queste cose da bambini. Quindi ritornare a Venezia nell'84 per me era un po' ritornare nella mia seconda casa, nella mia seconda patria, naturale, quindi mi muovevo agevolmente attraverso calli, campi, piazze e piazzette, e quindi non ho avuto come dire, nessun tipo di ritrosia a buttarmi a capofitto nelle iniziative di Venezia 84. E ovviamente l'interesse era da parte mia non solo quello di incontrare i compagni e le compagne, non solo quello di rafforzare legami già inizialmente annodati, ma che ovviamente avevano necessità di tanto in tanto di essere ravvivati, di essere, come dire, riannodati in continuazione, e soprattutto anche di conoscere quindi prospettive nuove, perché un convegno internazionale, forse il primo convegno internazionale, anche se l'anno precedente avevo partecipato a un convegno in Svizzera, chiaro, Venezia 84 è una cosa enorme, è stata una cosa enorme, impareggiabile probabilmente, quindi l'aspettativa era di, come dire, incontrare compagni e compagni di varie nazionalità, di vari modi di vedere le cose, di varie impostazioni, di varie prospettive. È chiaro che da parte mia c'era un interesse prevalentemente di natura non solo militante, ma anche di natura teorica.
In parte perché a quell'epoca già cominciavo a frequentare gli ambienti universitari attraverso la cattedra che era tenuta da un compagno anarchico che faceva di professione lo storico della filosofia, quindi anche se io avevo una laurea in legge, quindi tutt'altro, però ero già dentro il suo gruppo di ricerca e quindi il mio approccio all'anarchia e al pensiero anarchico è stato fortemente mediato dalle letture. Non solo dei classici, ma anche dei pensatori del pensiero critico, della teoria critica, del pensiero francese, che mi hanno accompagnato tutta la vita, devo essere sincero, e che hanno segnato anche il mio modo di approcciare alle questioni teoriche dell'anarchismo. Quindi Venezia per me era anche un banco di prova, capire se questo mio approccio teorico poteva essere intanto riconosciuto nell'ampia famiglia dell'anarchismo, poteva essere apprezzato, poteva essere soprattutto una porta aperta, perché magari qualcun altro da qualche altra parte del mondo aveva già iniziato un sentiero che coniugasse insieme i classici del pensiero anarchico con le punte più avanzate del pensiero, la riflessione teorica del Novecento. Quindi la mia aspettativa era, da questo punto di vista, da un lato incontrare compagni, la socialità, la relazionalità, dall'altro verificare se il mio modo di approccio teorico poteva funzionare in un confronto con altri, poteva essere riconoscibile come anarchico, anche se non, come dire, in maniera ortodossa, ecco, se vogliamo usare questa terminologia che per l'anarchismo non dovrebbe esistere, perché non dovrebbe esserci ortodossia o eterodossia, però è chiaro che una cosa è appoggiarsi sempre e costantemente sui classici, pur rinnovandoli, un'altra cosa è leggere i classici alla luce e con le lenti di altri autori che magari anarchici non sono, ma che sono io o chi come me tenta di declinarli e di volgerli in senso del pensiero anarchico, della radicalità anarchica. Venezia è stata una grande occasione di socialità. Ripeto, impareggiabile. Ricordo che presentai un intervento, una breve relazione, poi fu pubblicata da qualche parte, adesso sono passati un bel po' di anni, ovviamente, sulla progettualità anarchica. Allora, probabilmente per l'inesperienza dell'età, cercavo di ragionare in termini, come dire, complessivi, dando una prospettiva di cornice, e non tanto specificatamente a qualche cosa in particolare. E mentre il Comune di Venezia è articolato non solo su questioni teoriche in senso lato, ma anche su tutta una serie di punti specifici, concreti, in cui appunto i compagni si misuravano con prospettive molto più delimitate del mio approccio molto generale. Molto generale e probabilmente anche generico, perché a 25 anni, ovviamente, col senno di poi uno capisce che ce n'era ancora da marciare, c'era ancora molto da digerire per poter pensare di dare un contributo qualunque, senza ovviamente vantarsi più di tanto. Devo dire che ho registrato molta attenzione, ho registrato molto entusiasmo. Quell'occasione è stata, come dire, un'occasione per, come dire, misurare alcune intuizioni, per esempio di poter, come dire, condividere in tempi molto più accelerati una serie di esperienze di scrittura, di prove di scrittura, di paper, come si direbbe in gergo contemporaneo, allora non c'era questo. Stravare i centri studi, travare biblioteche, cercando di dare una dinamicità che oggi è fattibilissima perché abbiamo il web, le mail. Ai tempi no, ai tempi viaggiava tutto attraverso la posta e i francobolli, quindi molto più lenti. Però ricordo che lanciai l'ipotesi: ma perché le varie biblioteche tra di loro non sono in connessione, non condividono i cataloghi? Allora era molto più complicato realizzarla, ma oggi è un risultato condiviso tra centri studi, archivi, eccetera, eccetera. È una cosa che nasceva come intuizione 30 e passa anni fa, che poi si è realizzata tranquillamente.
E così anche altri tipi di collaborazione con alcuni compagni e compagne con i quali poi ho allacciato relazioni per pubblicare libri insieme, per attivare connessioni di seminari, per esempio, che magari ho organizzato a Palermo, per esempio, per il cinquantenario della Rivoluzione Spagnola dell'86. Quindi una serie di, come dire, insorgenze di rapporti che nacquero tutte nell'84. Se uno oggi ha un'agenda con vari contatti a destra e a sinistra, è chiaro che quello è stata la fonte primaria. E uno su tutti, il rapporto con Bookchin, che poi mi ha invitato a Palermo nelle varie tournée, tra virgolette, che ha fatto in Italia. Ho promosso la pubblicazione di un suo volume, ho curato alcuni suoi scritti. Tutto nasce a Venezia 84, non è che, non nasce attraverso il web e le mail di oggi. Allora, se non c'era un appuntamento fisso, le cose difficilmente potevano nascere. I ricordi più vivi sono i ricordi della socializzazione a tavola, bevendo e mangiando. Ricordo Campo Santa Margherita, in tutte le ore del giorno, della sera e della notte, forse molto più che i momenti invece dei convegni, dei seminari, degli atelier, dei laboratori, che quelli erano ovviamente nella classica, come dire, formulazione: uno che parla, gli altri che ascoltano, interlocuzioni anche limitate perché la folla era enorme. Fu molto partecipato, fu molto affollato quel tipo di iniziativa, quindi le occasioni di scambio erano più alatere che non nelle sessioni plenarie o che non nel... Poi c'erano anche problemi di, come dire, connessione linguistica, nel senso che non tutti conoscevano tutte le lingue, non sempre le traduzioni in simultanea funzionavano. Io, per fortuna, tra un po' di inglese e un po' di francese, masticavo qualche lingua, quindi ho potuto anche prendere relazioni, come dire, bilaterali, come si direbbe in gergo diplomatico, con vari compagni e varie compagne, con alcune quali appunto ho mantenuto un rapporto anche non episodico, ma continuativo nel tempo. Certo, rafforzato dal fatto che, lavorando nel mondo della cultura, appunto, le opportunità di collaborazione internazionale venivano da sé. E è chiaro che se dovevo pescare da qualche parte un'idea, una mezza idea altrove, il bacino di relazioni costruito a Venezia nell'84 mi è servito per i decenni successivi. Quindi bisogna dire che l'iniziativa di Venezia è stata proficua non solo a breve termine, non solo per l'evento in sé per sé, ma perché ha dato la stura a tutta una serie di, come dire, di una internazionalizzazione, quantomeno dal mio punto di vista, sul piano culturale, che probabilmente è durata 15 anni, 20 anni, come frutto di relazioni, come frutto di collaborazioni. Se ne sente la mancanza oggi, oggi che le generazioni sono diverse, oggi che le generazioni dei pensatori di allora, i più anziani non ci sono più, ovviamente per ragioni anagrafiche, ci vorrebbe un'ulteriore opportunità di incontro per, come dire, ripristinare una relazionalità corporea che poi possa essere affiancata da quella virtuale. Dubito che al contrario funzionerebbe, nel senso che uno attacca relazioni virtuali e poi le cose vanno da sé. Secondo me, sempre la relazione fisica, corporea, ha una sua importanza primaria nelle nostre vite, nel nostro modo di vivere. Sarò che sono ormai anziano, ultra sessantenne, e quindi sono legato a una dimensione molto più corporale, però ho qualche perplessità che il virtuale che oggi prende il sopravvento possa surrogare quel tipo di incontri, quel tipo di iniziative. Ne sentiamo la mancanza, però boh, da qualche parte spunterà fuori qualcuno che avrà la forza, non solo economica, ma anche proprio fisica, per organizzare quella kermesse, perché bisogna dare atto
a un gruppo di decine e decine di compagni, sotto vari titoli, in varie forme, in vari modi di contributo, che hanno sacrificato quasi quasi un anno, forse anche un po' di più, della loro vita per dar luogo a un evento che noi abbiamo usufruito così, nei 3, 4, 5 giorni, senza renderci conto spesso della fatica che c'è stata alle spalle durante e poi dopo, perché poi anche dopo immagino smontare, rimontare tutto quello che si è fatto non era facile. Quindi anche qui molto grati a quel gruppo di compagni e compagni che hanno saputo costruire un evento, che l'hanno saputo sedimentare e che poi l'hanno coltivato nel corso degli anni attraverso le varie iniziative. In fin dei conti, dal gruppo fondatore di Venezia 84 è nata una casa editrice, un centro studi che si è sempre più rafforzato, le riviste una dietro l'altra, eccetera, eccetera. E questo è l'effetto visibile, quantomeno in Italia. Poi negli altri paesi i vari effetti sono stati diversi, ma appunto non sarò certo io a poter enunciare, a poterli esprimere, ma ognuno lo sa. L'effetto moltiplicatore di quell'evento, ognuno a casa propria, ognuno nella propria sede di militanza, nel proprio modo di vedere. Chiaro, a me ha rafforzato l'idea che da soli e con soli anarchici e anarchiche non si va da nessuna parte. Mi ha consolidato l'idea, e l'ho espressa nella militanza fino agli anni 2000, fino a No Global, che le idee anarchiche devono confrontarsi e misurarsi senza timore, senza sudditanza con le altre prospettive, devono trovare punti di convergenza, bisogna trovare forme organizzative, associative tra diversi per dare sempre più una spinta libertaria, quindi allargando sempre più gli ambiti, gli spazi di libertà, senza pensare di avere tutto il bollino dell'anarchismo o la bandiera dell'anarchia della cerchiata su tutte le iniziative, perché questa faziosità e questa partigianeria non mi appartiene. E devo dire che questa ideuzza iniziale per la mia formazione si è rafforzata molto di più a Venezia, quando ovviamente se dovessimo fare come dire, la misurazione del livello di anarchicità dei partecipanti, i risultati sarebbero molto diversificati, perché non interessava a nessuno confrontarsi con l'anarchico doc al 100%, l'importante era meschiare le idee, meticciare le idee, le varie prospettive, anche perché tra anarchici del nord, del sud, dell'est e dell'ovest le differenze ci sono inevitabilmente, anche se la matrice è comune, anche se il tronco è comune, perché poi ognuno trova le vie che trova i punti di riferimento, trova le forme organizzative diverse nelle varie forme di militanza, e questo, anche questo, Venezia in me ha rafforzato un'idea della pluralità, del valore aggiunto della pluralità delle prospettive anarchiche e libertarie.